venite all'algide, barchetta mia, Santa Lucia, Santa Lucia. Questa iniziativa è nata da una mia passione che coltivo da più di 40 anni, la passione per la voga alla veneta, questa voga meravigliosa. Ho cominciato quando avevo 14 anni, poi sono venuto a Milano quasi 40 anni fa e comunque è rimasta questa passione. Ogni volta che tornavo a casa mi cimentavo sempre in queste barche. L'idea di portare una barca alla veneta a Milano è una cosa che mi assilla da tempo e finalmente, grazie all'aiuto di Sergio Passetti e della Canottieri San Cristoforo, sono riuscito a far avverare questo mio sogno. C'è stata una grande opera di restauro che è stata fatta da Matteo Berton, un maestro d'ascia molto giovane ma molto esperto di Treviso, che ha portato in secca la barca a Venezia e ci ha lavorato per quasi 2 mesi. Poi la barca è stata caricata su un grande camion e da lì autostrada e poi naviglio. Gondola è stata portata qui in Canottieri San Cristoforo con l'intento di ultimare l'offerta sull'andare per acqua, per naviglio nel nostro caso specifico, della Canottieri San Cristoforo, una delle poche che dà la possibilità ai propri soci e ai propri corsisti di frequentare corsi di canottaggio, corsi di canoa e adesso anche di voga alla veneta, che è un tipo di voga che è quasi un trade union tra il mondo del canottaggio e il mondo della canoa e del kayak. Ci vuole una gran sensibilità per saper portare queste barche, poi bisogna distinguere, ti puoi limitare ad essere solo un vogatore alla veneta oppure puoi essere un gondoliere. Il gondoliere è un vogatore alla veneta, solo che vogare alla veneta non necessariamente significa saper portare una gondola, vogare alla veneta significa saper tenere il remo in forcola e saper fare questo tipo di movimento. In genere in una barca a due o a più vogatori c'è il poppiere, che è un po' il timoniere, lo skipper della situazione, e poi ci sono gli altri che danno esclusivamente propulsione. Ecco, saper vogare alla veneta può significare anche soltanto saper dare propulsione alla barca.